in questo video. Scusami, ma scusami, l'ho dovuto fare per forza. Super Hilary. È venuto pure il mio compleanno, la mia festa, a rovinarmela. Sì, no, è assurdo. Cioè, si è vestito anche da Ken per rovinare. No. Ma almeno che non voleva farsi perdonare. Ma sì, perché se pure da vestito da Ken per rovinartela, per forza. Ah, Hilary! Ma che fai? Dai, ragazzi, oggi su quell'umore. Dai, Nicole, vieni a tuffarti. Sbrigati, che bello il mare. Ciao a tutti, funghetti e funghettine. Benvenuti in questo nuovissimo video. Che ne dite se da oggi riprenderemo le nostre giornate, quindi tutto quello che facciamo per 24 ore, quindi saranno dei vlog dove noi vi racconteremo le nostre giornate? Esattamente così, vi racconteremo tutte le nostre giornate. Quindi funghetti, se volete seguire le nostre avventure, iscrivetevi al canale in questo momento. Fatto? Visto che la festa di Nicole è andata molto male, allora oggi ci dobbiamo divertire tantissimo, ok Nicole? Beh, speriamo, così almeno mi dimentico quella brutta giornata, non ci voglio neanche pensare. Comunque sono proprio contenta di essere diventate amiche, anzi, migliori amiche. È incredibile, cioè, prima che litigavamo per lo stesso ragazzo e ora siamo migliori amiche. E che ragazzo poi? Ragazzi, mi è venuto in mente la prima sfida da fare con il pallone. Giocheremo a schiaccia 7. Chi conosce le regole? Come si gioca? Allora, non so se i funghetti da casa sanno le regole, però allora, praticamente schiaccia 7 funziona così. Che quindi allora, la palla ve la date in faccia e poi si fanno dei passaggi tra. Non ci credo. C'è Alessio. Ragazze, dobbiamo andare via, c'è troppo vento, c'è troppo vento, andiamo via, 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 via. Ragazze, è tardi. Ma è mattina, siamo appena arrivati. C'è vento. Dobbiamo... Ma che vento? Andiamo via. Sentite ragazze, io vado al bar, vado a pagare quelle cose che abbiamo preso, pago il lettino per quello che siamo stati e andiamo via. Voi intanto cominciate a raccattare tutto, mette tutto nella borsa e andiamo via. Forza, vi aspetto sopra, forza, veloce. Ma io non voglio andare via. Infatti siamo appena arrivati. No, nemmeno io voglio andare via. E poi perché dobbiamo andare via? Sembra che papà aveva visto qualcuno. Sì, effettivamente non so cosa sia successo, però ho visto qualcosa. Ragazze, dobbiamo organizzare qualcosa per non andare via, prima che arriva Stefano. No, dai ragazze, non facciamo casini anche oggi, per favore. Sì, bravo Nicola, organizziamo un piano per non andare via. Ho un'idea! Hilary, posso sapere che cosa hai in mente? Allora, Benedetta, ascolta bene. Allora, il piano è questo. Tu devi distrarre papà mentre io e Nicole andiamo a prendere il pedalò. Il pedalò? Che cosa volete fare col pedalò? Così a Nicole andremo a largo al mare e così papà non ci potrà trovare. Funghetti, voi avete mai preso il pedalò? Io sì, scrivete nei commenti se l'avete preso, sì o no. Ma è rischioso andare a largo sul mare da soli, non potete. Senti, tu fai quello che ti dico io. Scusa, okay? Cosa devo fare quindi? Rinchiudere da qualche parte. Rinchiudere da qualche parte? Sì, poi lo liberiamo. Va bene. Quando te lo dico io però. Ok. Ok? Ok. Ok, dai, su. Vado. Allora, ragazzi, ho pagato i lettini per stare un'ora al mare, ho speso un sacco di soldi per niente, ma devo assolutamente andare via, perché qui succede sempre qualche casino. Purtroppo abbiamo preso lo stesso stabilimento dove si trova l'ex ragazzo di Nicole, e dato che lui oggi sta qui, e dato che ogni volta succedono casini, dobbiamo andare via. Quindi adesso io ho pagato, vado a chiamare Hilary, e Nicole, e Benedetta, tutti quanti, e andiamo via, assolutamente. Adesso devo solo cercare... Stefano! Benedetta, sei pronta? Dobbiamo andare via. Mi sento poco bene. Cosa? Mi sento poco bene. Perché ti senti poco bene? Non lo so, mi sento un po' strana. Va bene, andiamo via da qua. No, mi sto sentendo male, per favore. Mi senti male? Sì. Perché, che hai? Non lo so, mi sento... mi viene un po' di mal di stomaco, non lo so. Benedetta, mi dispiace che sta male, adesso dobbiamo prendere una medicina e dobbiamo andare via. Andiamo via da qua. Mi devi portare in bagno, mi sento proprio svenire. No, non svenire, aspetta. No, non svenire, aspetta. Ti porto in bagno, ti sciacquo il viso, aspetta. Allora, vieni qua che ti sciacquo il viso, dai. Aspetta, mi sciacquo il viso.
che bene. Chiamerò qualcuno. Chiamo qualcuno per forza. Scusami. Aspettami qui, ora vado a chiamare qualcuno. Ritorno, Posso sapere qual è il tuo piano, Ilari? Per non farci vedere sulla sabbia qui, dobbiamo entrare dentro al mare. Dentro al mare, quindi ci dobbiamo fare il bagno, ma ci vede alla riva? Sì. Ci ho pensato tutto io, la soluzione è quella lì. Vieni, eccola qua la soluzione, Nicola. È questa qui. Il pedalò, io non l'ho mai usato, non l'ho mai preso, non so come funziona. Non ti preoccupare, tu aiutami a portarli in acqua, da che sarà leggerissima. Ma il bagnino non vuole che lo prendiamo senza pagare questo qua. Il bagnino sta al telefono. Shh, zitta, dai. Perché fai tutta da sola? Dammi una mano. Ehi, stai da lì. Tra poco in questo video. Oh, ma quello è Nicole. Ma stanno annegando. Oh, sei ribaltato, Ilari. Il fidanzato di mia zia è affogato. Ora abbiamo tirato su e non si risveglia più. Cosa possiamo fare? Una respirazione bocca a bocca. Ilari, non ce la faccio. Fai una cosa, levati, ci penso io. Ilari, guarda che non ce la farai mai da sola a portarlo in acqua. Sì, tu non sai chi è Super Ilari. Ci ho voluto, è stato un gioco da ragazzi. Su, comincia a salire. Mi aprite? Aprite, chi è? Apritemi! Chi è? Apritemi il punto! No, basta con gli scherzetti, forza! Ma chi è? Ma chi è? Sono... Ma non chiuso, chi è lei? Ma che è chiuso, ma gli scherzi, forza il saltatore! Scherzi, ma devo pulire, forza, per favore! Che c'è? Ma tu mi hai chiuso in bagno! Forse è meglio che scappi! Perché mi hai chiuso in bagno? Vieni qua! Allora. Ragazzi, è meglio che vada a casa, perché sicuramente Nicole e Ilari sono già scappate. Io non mi devo far prendere da Stefano. Dai, forza! Prima arriva papà! Sbrigati, su, vieni! Eccomi, Ilari, aspetta. Io non pedalo da sola! Devi pedalare! Sì, ma non pedalo da sola, pedali con me! Senti, intanto pedala e non lamentate. Stai al bagnino, stai al corri, vai. Pedala. Spingi. Corri. Siamo troppo furbe. Vai più veloce. Io sto andando più veloce, tanto non guidi tu, vero? Sì che sto guidando. La disco paradise. Di certo una cosa è vera, almeno Stefano non ci vedrà qua. Senti zia Nicola, io faccio un bel tuffo nel mare. Ilari, siamo in alto mare, non ti tuffare, Funghetti, che ne dite? Mi tuffo o non mi tuffo? Ilari, non ti tuffare, mi hai capito? Io non ti posso salvare, sto guidando. Dai Ilari, è abbastanza facile pedalare. È vero, è abbastanza facile. Nicola. Ma quello è Alessio. Quello è Alessio. No, è Alessio. È Alessio, Ilari, è Alessio. Oh, andiamo, corri. Senti, basta. No, aspetta. No, aspetta. Senti, io ho preso il pedalò, mi voglio divertire e basta. No, andiamo. Ti prego, Ilari, dai, solo tu stavolta. L'ultima volta, dai. Ho detto no. Ti prego, Ilari, ti compri tutto quello che vuoi dopo. Te lo giro, un gelato, una Barbie, il Mac, qualcosa. Allora voglio il Mac, un Barbie e un gelato. Ti compro tutto quello che vuoi, giuro. Ok, che cosa dovremmo fare? Ascolta, il piano è questo. Noi adesso andremo al largo,
e inizieremo a fare dei tuffi. Facciamo finta che una delle due stia affogando, ok? E vedremo se lui ci viene a salvare, vuol dire che mi ama veramente. Se invece no, vuol dire che non mi ha mai amato. Quindi se ho capito bene, noi facciamo finta che affoghiamo e lui se ci viene a salvare ti ama, se non ci viene a salvare non ti ama. E scusa, se ci viene a salvare che fai? Beh, se rischia la vita per me vuol dire che veramente mi ama e quindi oggi lo bacerò. Brava, il test d'amore è compiuto, adesso però andiamo. Funghetti, secondo voi Alessio mi salverà o no? Scrivetelo nei commenti. Io sono pronta per tuffarmi. Che il piano abbia inizio. E anche qui nel gol. Dammi la mano, dammi la mano, dammi la mano. Ok, no, ci sta la scaletta. Chi dice Alessio avrà visto questo tuffo? Non lo so se ha visto. Però tu fai un altro tuffo così e poi iniziamo a urlare aiuto. 3, 2, 1. Tuffaci, volare! Aiuto! Aiuto per favore! Aiuto! Miguel! Aiuto! Brava, gli sta andando bene! Aiuto! C'è nessuno che ci può aiutare! Che ne dici? Sta funzionando bene? Italia, aspetta, aspetta, aspetta! Aiuto! Oh, ma quella era Nicole, ma stanno annegando. Però là è troppo alta l'acqua. Devo andare dal bagnino. Ok, perché non c'è il bagnino? Ok, allora prendo la canoa. Aspettate, arrivo. Io non sono mai salito su una canoa. Non so manco come si sale. E adesso come faccio? Ah, è vero, ci arrivo, ok. Ragazze, arrivo! Ho paura, ho paura, ho paura! Arrivo, arrivo! Aiuto! Oh, sei ribaltato, Hilary! Come sei ribaltato? Adesso lo dobbiamo prendere noi. Sì, pure lui li sta negando, sta negando, sta... Ah, andiamo a salvarlo! Aiuto, aiuto! Non riesco a scalire. Ci sta troppo correnti. Adesso! Questo, prendi questo! Taglielo! Sta arrivando anche... il salvagente! Sta arrivando anche il bagnino, dai! Ragazzi, tutto bene allora? Sì, 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 ce l'abbiamo fatta da soli! Bravissimi, ok allora! Dai, su! Ah, casco io! Dai, no! Ah! Ah! Ti come stai? Come stai? Oddio! Yeah. Oh, mi è svenuto! Alessio, svegliati! Oh! Ti riprendi? Alessio! Il riporello però è svenuto perché ha salvato a noi. Vai a chiamare il bagnino. Perché? Perché sì, sta... Dai! Ok, ecco. Bagnino, bagnino. Mia zia, cioè il fidanzato di mia zia è affogato. Ora abbiamo tirato su e non si sveglia più. Cosa possiamo fare? Una respirazione bocca a bocca. Cosa? Respirazione bocca a bocca? Certo, una respirazione bocca a bocca. Ok, grazie. Okay. Allora, il bagnino ha detto che bisogna fare respirazione bocca a bocca. Respirazione bocca a bocca. Sì, se lo vuoi salvare devi fare respirazione bocca a bocca. Ma io non lo voglio baciare, alla fine mi ha sempre tradito. Sì, ma adesso ti ha salvato, vuol dire che ti amo, ti ricordi? Va bene, gli farò la respirazione bocca a bocca. Sbrigati, però sennò non si sveglia. La devi baciare. Non so come si fa, non l'ho mai fatta. Devi passare il tuo ossigeno nella sua bocca. Va bene, io ci provo. Vai. Oddio, che è successo? Dove sono? Che ora è? Che
successo? Sei svenuto. Sono svenuto. Sei svenuto. Come ho fatto a svenire? Funghetti, scusate, ma abbiamo smesso le riprese perché sono successe davvero tantissime cose. Alessio, dopo lo spavento, è tornato a casa con i genitori. Però almeno che carino, si è sacrificato per me. Vabbè, lasciamo stare. E invece Ilaria è tornata a casa con Stefano, che era, ragazzi, credetemi, era super arrabbiatissimo con noi. Non l'ho mai visto così arrabbiato, mai. E niente, e ora vi devo lasciare. Per rimanere aggiornati, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!